Ragazzi, oggi siamo qua a Riva del Garda insieme alla nuova Nikon Z52, di cui parlerò tra un momento. Con me c'è anche Mattia Bonavida, un grande amico, eccoci, che inoltre ci porterà qua in giro per Riva, perché lui la conosce veramente da Dio. E con noi è venuta anche Karen Jane, che oggi ci farà da modella in questa location spettacolare. Matti, dove ci troviamo di preciso? Abbiamo la fortuna di oggi trovarci a Riva del Garda, un ambiente bello, pulito, ci permette di avere delle riprese in un'ambientazione fantastica. Tra l'altro queste montagne che circondano il lago, quando scende il tramonto è... stupendo. Più tardi dov'è che andiamo? Anche al lago di Tenno? Proprio così, esattamente. C'è un'acqua spettacolare. Dai, iniziamo a raccontare un po' di questa macchina, perché so che la state aspettando. Io parto dal Picture Control, perché il Picture Control, che c'era già su diverse Nikon, è stato fatto un tasto dedicato nella parte alta dello schermo. E a cosa ci serve? Ci dà accesso a un menu da cui possiamo andare a selezionare tutta una serie di impostazioni cromatiche che ci permettono di ottenere dei filtri proprio nostri. Cioè la foto esce non solo già pronta per ma pronta, perfetta e personalizzata. Quindi ci permette di andare a esplorare, divertirci con questa fotocamera e fare un sacco di cose interessanti. Ve lo faccio vedere. Mi basta andare a cliccare su questo tasto nella parte alta dello schermo, caratterizzato da un rettangolo e un ventaglio di opzioni, e mi si aprirà tutto il filtro colore. Qua oltretutto, se noi andiamo a premere sul tasto meno nella parte bassa dello schermo, possiamo anche andare a selezionarli e deselezionarli, cioè trovarci proprio i nostri preferiti. Così siamo subito pronti a cambiare da uno all'altro in fase di scatto, avere la nostra immagine preferita. Io in particolare oggi, guarda qua, ho provato prima, molto bello secondo me, sia ovviamente la modalità ritratto, che è quella apposta pensata insomma per fotografare le persone, ma ho trovato molto molto interessante anche premendo qua sopra il monocromatico. Guarda che direi che è decisamente la svolta, no, per avere subito un'immagine accattivante e pronta all'uso. Questa qua la condividi subito, e peraltro non so se hai già notato, ma qui la figata del monitorino orientabile, io posso gestirmi i punti di ripresa in maniera molto più efficiente, pratici e veloci. Abbiamo ottenuto subito un'immagine decisamente fantastica. Ma ti dico una chicca in più, prova a guardare lì dall'EVF, perché il nuovo monitorino integrato è super super luminoso, veramente. Vedi, siamo all'interno della scena in un battibaleno. Io sono anche super curioso di vedere che scatti stanno uscendo, perché con questa barca di sfondo secondo me vengono le immagini veramente evocative. Sono dei contrasti evocative, bellissimi, e una luce veramente molto molto bella. Guarda. Abbiamo la possibilità di osservare le immagini immediatamente. A vedere qua. E la qualità è decisamente elevata. Peraltro con la nuova funzione che abbiamo a disposizione di connettività, possiamo anche passarle direttamente allo smartphone. Cioè praticamente da qua mi vengono dritte sul telefono. Questo è un plus notevole. Questo qua, se usi social media come noi, è il game changer. Sì, perché queste vanno dritte nelle storie e sono già pronte all'uso. E ora mi stai registrando video, com'è? Ma ti dirò, è sorprendente, abbiamo l'N-Log a 10 bit, quindi veramente una qualità sorprendente. Profondità e che possiamo pazzesca usare per qualsiasi tipologia di utilizzo, dalle più semplici a quelle che magari richiedono invece magari più qualità, e quindi davvero possiamo fare delle cose senza limite di sorta. Sì, te comunque sei top professionale, io ti dico, per come sono fatto io, guardi, io la metterei qua a 16 con l'obiettivo integrato, giro questo e me la uso in modalità vlog. Ognuno il suo. Io certo. So che tu sei professionista, ma io, cioè, guarda qua. Bellissimo. E peraltro anche selfie, fantastico, quindi top. Ma molto interessante, c'è una modalità apposta, product review, che ci permette in pratica di mettere a fuoco. Noi ovviamente vedi che siamo, sì, perfetti, ma se andiamo a utilizzare, okay, un prodotto, gli mettiamo la mano, vedi che prende il fuoco istantaneamente. Lo riconosce subito. Esatto. E questa è una funzione veramente molto interessante, perché se dobbiamo presentare dei prodotti eccetera, con questa camera siamo subito pronti. Ovviamente capsula audio integrata, per cui praticamente only one party di registri. Quindi subito anche pronto. Lato video bello, poi è leggera, cioè non fa, esatto, potrai stare qua tutto il giorno. E andiamo ai tecnicismi della macchina, perché comunque quando uscirà questo video, che vi ricordiamo sarà proprio il giorno dell'uscita della camera, perché in realtà oggi non lo possiamo ancora pubblicare perché non è ancora uscita. Fate, esatto, qui sample, questa è una camera in prova, per cui sono i primissimi test, è la prima oretta che l'abbiamo avuta in mano praticamente, e quindi poi andremo a fare ovviamente delle prove più approfondite. Dunque, a livello di processore abbiamo dentro Xpeed 7, quindi l'ultima novità di casa Nikon, abbinato a un sensore APS-C da 20.9 megapixel, più che sufficienti devo dire per l'uso dei quotidiano social, in ogni sicuramente, esatto, e francamente ci fate anche
delle belle riproduzioni. ISO? L'ISO arriviamo alla bella cifra di 51.200, quindi con una sensibilità veramente interessante che anche qua ci permette di ottenere qualsiasi tipologia di scena senza compromessi. Oltretutto con la possibilità anche di estenderlo anche ulteriormente. Poi non è che vi consigliamo di utilizzarla di fisso, perché comunque è una PSC a 51.200, però nel caso serve, c'è. E in ogni caso la tenuta invece in situazioni normali è veramente ottimale. Ottimo. Quindi bel prodotto, bello averlo testato in totale anteprima. Oggi immagino starà uscendo, nel senso che questo oggi è l'oggi di uscita del video. Adesso siamo appunto nel prequel, nelle primissime fasi di vita. La proviamo in questi giorni e vi faremo sapere. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e noi vi terremo aggiornati sulla data di uscita. Prezzo ovviamente a cui uscirà, che sarà sicuramente competitivo essendo in ogni caso un prodotto entry level di casa Nikon Z, ma mantenendo nonostante questo delle caratteristiche veramente super top. E noi continuiamo a godercela con qualche scatto di questo lago. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.